L'undicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta giovedì 15 luglio in una delle location storiche di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che nell'anno della pandemia si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, con un occhio sempre attento all'innovazione e alla leadership. La premiazione è stata condotta da Manuela Donghi e Giacomo Iacomino, rispettivamente Head of Channel e Anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Anno 2020, categoria Energy. Premiamo lo startup dell'anno, innovazione e comunicazione Energy. Il premio va a Revoluce, una giovane eccellenza in forte crescita nel settore energy per le innovative strategie di comunicazione adottate, in grado di creare valore aggiunto al servizio e per basare il proprio business sull'estrema trasparenza e su una interazione con il cliente realmente semplice, realmente intuitiva, a vantaggio dell'user experience. Complimenti a Revoluce. Anche perché quando si parla di trasparenza, insomma, eccoli, eh beh. È un altro tema molto delicato. Peraltro il settore energy, appunto, trasparenza, energy, settore trasparenza, energy, beh. Esattamente. Eccoli, che bel team che sta arrivando, perfetto. Buonasera, buonasera e complimenti. Il palco, il premio. Chi lo prenderà? Eccolo qua, perfetto. È un po' come il gioco della bandiera, insomma, il primo, esatto, che lo prende, il primo che arriva vince. Buonasera. Buonasera, grazie per essere qui a tutti. Complimenti a Revoluce. E questo è il vostro palco, è il vostro premio. Grazie, grazie a tutti voi. Buona grazie. Serata, ci vediamo più tardi. Startup dell'anno, innovazione e comunicazione Energy. Siamo in compagnia di Giuseppe Dell'Acqua Brunone, CEO e founder di Revoluce. Buonasera, benvenuto. Ciao, buonasera, grazie. Ecco, Revoluce questa sera vince il premio come Startup dell'anno, innovazione e comunicazione Energy. Un commento a questo riconoscimento. Ma allora, innanzitutto è un riconoscimento agli errori che abbiamo commesso in questi anni. Gli errori perché abbiamo avuto il coraggio di sbagliare, ha avuto il coraggio di provare ad innovare, e per fare innovazione il passaggio più importante è commettere gli errori, avere il coraggio di fare delle azioni senza la paura di sbagliare. E quindi credo che questo riconoscimento sia innanzitutto a questo coraggio. E ovviamente è un riconoscimento che dedichiamo ai nostri clienti che ci hanno permesso in quasi 10.000 di arrivare a questi traguardi, ovviamente a tutto il team di Revoluce che io in questo momento rappresento e alle famiglie dei ragazzi che mi accompagnano in questo viaggio. Ecco, in poco tempo dalla vostra costituzione siete riusciti a raggiungere diversi traguardi. Tra questi avete siglato importanti partnership con realtà di spessore. Le chiedo quindi qual è la vostra chiave di successo e come siete riusciti a distinguervi all'interno del vostro settore. Ma allora, innanzitutto credo che la chiave sia da ricercare in tre elementi. Il primo elemento è il prodotto. In un mondo, quello della vendita di energia elettrica, in cui da tutti gli studi o comunque dall'ascolto dei clienti si comprende come c'è una difficoltà a capire quanto si spende nella brutta e incomprensibile bolletta, noi nel 2016 abbiamo introdotto una formula di prezzo al kilowattora tutto incluso e senza costi fissi, quindi abbiamo semplificato il modo in cui un cliente acquista energia, gli basta fare una semplice moltiplicazione prezzo per consumo e sa esattamente quanto spende. E in più il concetto di energia ricaricabile, quindi la possibilità di conoscere i propri consumi giorno per giorno e di avere un chiaro controllo di quelle che sono le sue spese e i suoi consumi. Quindi il primo punto credo sia innanzitutto legato al prodotto. Il secondo, torno un po' alla prima domanda, è stata la nostra capacità di innovare e di porci come una piccola startup che cerca in qualche modo di dare la linea guida ai grandi fornitori di questo mercato. Siamo comunque in un mercato ancora
monopolizzato, di indicare la strada di dove deve andare il nostro mercato, di qual è la tutela del cliente, quindi di aprire la strada, di provare cose nuove. E il nostro obiettivo principale, la nostra missione, si concretizza quando vediamo altri fornitori più grandi di noi copiarci. E quindi questo è la nostra missione. Sappiamo di voler rivoluzionare un mercato, ma sappiamo anche che un mercato talmente grande è già pieno di big, che dobbiamo darci una missione secondaria, e appunto l'obiettivo è quello di continuare ad innovare in questo modo. Il terzo è stata aver messo il cliente al centro nel vero senso della parola, quindi aver cambiato il concetto di esperienza. Siamo stati il primo fornitore digital nel 2016, quando vendere energia elettrica online era qualcosa di impensabile, e abbiamo legato l'essere digitali, quindi avere dei processi rapidi, alla relazione con il cliente. Abbiamo investito tanto sul servizio clienti di persone che parlano ad altre persone, quindi per cercare di creare quella relazione che con un fornitore di energia tradizionale non c'è. E quindi tutto il mondo dell'esperienza, della tutela del cliente, che ci ha portato a prendere il certificato zero truffe del salvagente e ad avere i massimi livelli di soddisfazione del cliente per Net Promoter Score o comunque per servizio clienti, credo che sia poi il terzo elemento di differenziazione all'interno di un mercato che è una giungla completa. Assolutamente. E come ha sottolineato anche lei, il modello di business che avete adottato è sicuramente dinamico, innovativo ed efficace. Le chiedo quindi come pensate di muovervi nel futuro e quali sono i vostri prossimi progetti. Oggi la consegna di questo premio per noi è un momento di svolta, perché abbiamo deciso già a partire da settembre di cambiare pelle. Faremo un forte rebranding, cambieremo colori, comunicazione e non solo. Proveremo a dare una spinta forte al nostro prodotto, diventando energia ricaricabile 100%, cioè adattando anche ai clienti che oggi non hanno la possibilità di avere l'energia ricaricabile con il nuovo contatore il modello del prezzo tutto incluso. Quindi faremo uno sforzo importante da questo punto di vista per dare anche a quell'altra parte di nostri clienti l'opportunità di accedere ai consumi quotidiani. Il futuro ci vede aprire al mondo delle comunità energetiche, inteso come la possibilità tra privati di acquistare e vendere energia. Quindi poter pensare che 4-5 famiglie si mettono insieme e comprano un quantitativo di energia più grande ad un prezzo più basso per poter ottenere ovviamente quello che tutti cercano, quindi un risparmio importante. Stiamo lavorando con tutto il mondo dell'intelligenza artificiale, della robotica, per poter accedere sempre più a quelli che sono i dati granulari di consumo, per poter dare alle famiglie la possibilità di capire come si sta consumando la propria energia, che cosa significa accendere un condizionatore in più, fare una pizza in più la sera, non per cambiare le abitudini, ma semplicemente per dare consapevolezza. Se vogliamo ridurre lo spreco di energia, aiutare l'ambiente, il primo passo è avere un minimo di consapevolezza dei consumi che stiamo facendo e che facciamo in casa, soprattutto in periodi come quello dello smart working, come periodi di pandemia che stiamo vivendo, che portano a vivere la casa in un modo diverso rispetto a come era prima. Il futuro quindi ce lo immaginiamo con un focus specifico sullo spreco, sulla lotta allo spreco di energia, allo spreco di consumi, quindi alla consapevolezza di quanto sto consumando. Grazie per essere stato con noi e di nuovo complimenti. Grazie a voi.